Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring. Dunque, vi ricordo subito i contatti 351-1755-340 per mandare sms, anche la mail, raccontate la vostra storia, ogni storia per noi è importante. Abbiamo molti temi di cui parlare questa sera, tra poco vi presenterò gli ospiti. Vi anticipo subito che nell'ultima parte avremo un collegamento in diretta straordinario con quella ormai in Polonia, ma con il moglianese ucraino Vladimir, che oggi è riuscito a lasciare l'Ucraina. Insomma, la sua storia l'ha raccontata più o meno un po' tutta Italia, però ha scelto di fare un collegamento con noi. È andato in Ucraina pochi giorni prima dello scoppio della guerra per seppellire il padre, è rimasto poi lì bloccato, non poteva più lasciare il paese perché in quanto ucraino la legge che gli impone di restare sul suolo ucraino e quindi combattere. Questa vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e lo racconterà a noi questa sera. Dunque, serve un'economia di guerra, è un po' lo spunto che ci dà quello che ci accade intorno. È vero anche che ci troviamo questa sera a poche ore dalla scoperta di Bucha, il dramma che tutto il mondo sta vivendo, una tragedia senza fine, la strage dei civili, e pensate che viviamo un tempo in cui serve addirittura trovare una conferma ufficiale a smentite che circolano sui social, a smentite di fatti palesi che la Russia con il suo ministro degli esteri Lavrov cerca di far girare, cioè una messa in scena. Qualcuno ha dovuto andare a studiare anche come spiegare che quei corpi in realtà non si muovevano, ma erano veramente appartenuti a persone reali. E questo è il mondo strano. È vero però che noi dobbiamo anche valutare che cosa succede sui nostri territori, quali ricadute. Gli allarmi sono arrivati da più parti. Vi faccio vedere solo il sondaggio in apertura, già molto partecipato, è una provocazione. Quando parliamo di razionamento, quando parliamo di... in realtà è una proposta anche vera che è arrivata dal Partito Democratico, cioè chiudere tutto, gas e petrolio che arriva dalla Russia. Voi sareste disponibili a spegnere il gas per affamare politicamente, economicamente Putin? Sì o no? Vedete le due possibilità, sentirete un segnale di occupato, ma ha già registrato la vostra preferenza, quindi partecipate al sondaggio. Saluto il Presidente del Consiglio regionale per la Lega, Roberto Ciambetti. Grazie. Buonasera, per essere con grazie noi. Per l'invito, un saluto ai telespettatori. Nicola Talmi della CGIL, ben buonasera, trovato. Buonasera a tutti. Poi collegati Matteo Favero del Partito Democratico e il Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese. Presidente, ben trovato. Buonasera, buonasera Ferdinando, buonasera, buonasera a tutti. Me la dice in una battuta, poi vi faccio vedere un servizio e avremo insomma molti approfondimenti. Che cos'è un'economia di guerra? Cioè di che cosa avremmo bisogno in questo momento? Perché noi poi vedremo e sentiremo i cittadini, i veneti, i trevigiani, i veneziani che vanno a fare la spesa e si lamentano, è aumentato tutto. Poi vedremo anche proprio i costi, più 23,7% solo l'olio di semi, 17,8% frutta e verdura. Questi sono gli aumenti. Cioè, che cos'è un'economia di guerra, quella che chiedono gli industriali o quella che, di cui ha bisogno il nostro paese? Abbiamo visto i dati del centro studi di Confindustria, Bonomi, insomma, rilanciare il Presidente nazionale un'attenzione, un rifacimento del PNRR che ormai non è più applicabile. Tanti temi sul tavolo, però la priorità cos'è? La priorità, allora, le priorità sono due. Se dovessi poi dire per ordine di partenza, probabilmente direi la seconda. La prima, stabilizzare il paziente e perciò fare un'economia che ceda a quelli che sono gli aumenti dei costi. Ma la seconda, più importante della prima, è pianificare il futuro per evitare che tra qualche anno ci ritroviamo in una situazione ancora più devastante. Noi stiamo pagando un momento molto particolare e quello che abbiamo fatto per la gestione della pandemia dal punto di vista economico e industriale è stato un errore. Ci siamo indebitati e non abbiamo creato i presupposti per la crescita. È quello che vorremmo evitare invece per il futuro dopo la guerra. E lei ha l'impressione che stiamo pianificando il futuro? Perché poi è chiaro che c'è un grande dibattito sulle energie alternative, sulle energie rinnovabili, sull'alternativa al gas russo, cioè tutto quello che, di cui stiamo parlando. Poi abbiamo visto anche noi i dati, è davvero incredibile quando uno ti dice che per attivare un parco solare, cioè
pannelli solari ci vogliono 3 anni, vuol dire che siamo veramente alla follia, quando la legge stessa prevede che ci sia un periodo massimo tra i 6 e i 12 mesi. Che cos'è questo pianificare il futuro? Pianificare il futuro e sburocratizzare questo paese. Io le faccio un esempio, guardi, concreto, di casa mia. Non riesco a mettere il pannello fotovoltaico sopra il mio tetto perché è un'area vincolata. Ma dico, ma le sembra normale? Certo. Allora, vi faccio vedere... Il mio tetto, non il tetto di qualcun altro. Il mio tetto è vincolato perché si vede dalla strada. Ma vi sembra un paese normale questo? Vi sembra un paese normale dove ci sono oltre 100 progetti oggi bloccati dalla burocrazia? Io non lo riesco a capire. E ci stiamo arrabbiando. La cosa devastante è che la politica non si rende conto che noi ci stiamo arrabbiando. E vorrei coinvolgere adesso la politica. Andiamo a Vicenza, Tony, vediamo appunto questo giro tra i costi di frutta e verdura. Scusami, non so se ti avevo detto questo come primo, se riusciamo in testa alla scaletta. Partiamo invece da questo, con Mossagno, Daniele Garbì. Mossagno, non Vicenza. Quello che abbiamo, questa... La foto no. Che era sotto, scherzo. No, quella sotto era, non è il conto oggi dei presidenti delle province. Sì. Dopo lo vediamo comunque, perché tra l'altro arriva un allarme da lì, sulle opere pubbliche, arriva un allarme per quanto riguarda le Olimpiadi, perché ha detto chiaramente Malagò, cioè abbiamo perso 2 anni che comunque sono stati il Covid e adesso anche per fare le opere ci sono 30% in più di costi. Vediamo il giro in frutta e verdura. Adesso che c'è anche qui che viene fuori dall'Argentina o cosa, però la Peras è quella che ha subito l'incidenza più grande perché ha preso una ghiacciata ancora aprile scorso e perciò che c'è sta poca produzione è quella che ha subito maggiore incremento e aumento del prezzo. Però le persone le chiedono. Sì, beh, molto meno rispetto all'anno scorso, però sì, chiedono. Eppure le pere al fruttivendolo costano circa 6 euro al chilo. I rincari sono dovuti al carburante, alla siccità, alla stagionalità. Si sentono anche nei mercatini, dove volutamente non si vendono più certi prodotti. Le persone, purtroppo noi siamo costretti a non rispondere male, ma con un po' di sufficienza, alle persone che vogliono il pomodoro, la zucchina, vogliono la melanzana, perché non è stagione. Quanto costano di più questi? No, ma neanche non te lo so dire, voglio dire, no. Un esempio, un pomodoro si può avere un 4 euro, 5 euro al chilo, ma è assurdo, no? Un pomodoro lo mangiamo da maggio fino a dicembre, una zucchina simile. Ha aumentato tanto, ad esempio, l'insalata? Io posso parlare perché l'insalata la prendo per compravendita perché è una cosa che non riesco a produrre io, insalatine da taglio ci vogliono serre automatizzate che io non ho. E quanto costa più uno percentuale è andato a aumentare intorno al 12-13%, che insomma parlando di insalate comunque è una cosa leggera e devi prenderne in quantità, è un aumento che si vede. Ecco che rivolgersi ai produttori locali rappresenta una scelta obbligata. Il problema dei prezzi, bisognerebbe comprare anche un po' di prodotti locali. Così da un lato si pagherebbe un po' meno e dall'altro si sosterebbero i contadini locali. Il problema del trasporto influisce meno. Noi abbiamo tutti i contadini, però chiamiamo alla sera per avere le cose alla mattina, perciò sono tutti prodotti del chilometro zero perché me li portano loro, insomma, in pratica. Bisognerebbe sì andare sempre dal produttore anziché aspettare la catena dei vari commercianti che quindi aumentano praticamente i prezzi. Purtroppo anche sul carburante io ci credo poco che sia stato un aumento, è una speculazione. Io cerco sempre quella locale, possibilmente a chilometro zero, giù di lì, insomma, ecco, quello che fanno un po' tutti è... Ecco, io cerco di prendere magari meno fresco e più volte a settimana. Allora, questa è la vita vera, no? Cioè, quello che ci troviamo noi tutti poi nella spesa, il portafoglio. Guardate che via SMS hanno centrato almeno un paio di punti come diciamo, offerta di confronto al nostro tavolo. Per esempio, che poi saremmo quelli che ci rimettono di più se diciamo no al gas di Putin, che allora poi siamo costretti a comprarlo agli americani e tutto l'interesse degli americani a spingerci là. Allora, Ciambetti, che ne pensa anche sul ragionamento che ha fatto Marinese e poi a Talmi e Favero? Allora, Marinese ha ragione, ci sono assolutamente delle norme e delle
strutture dello Stato che per autoconservarsi, autotutelarsi, mettono vincoli sempre più assurdi. Non so dove abita, in che zona abita Marinese, però la possibilità di poter mettere dei pannelli fotovoltaici sul tetto per avere energia senza dover beccarla o recuperarla a qualche centrale che utilizza gas per farla mi sembra una cosa di buon senso, e che l'ho visto anche in alcune situazioni, in alcuni lavori pubblici che sto tra virgolette seguendo, ci sono impostazioni che sono ottocentesche più che del terzo millennio in certi uffici pubblici. Ha ragione Marinese, vanno cambiate le norme, in questo momento sono norme statali che dovrebbero in qualche ministero mettere, non dico in silenzio qualche funzionario, ma metterlo in condizione di non dare dei pareri negativi a prescindere, perché la prima risposta che ricevi appena apri la porta è un no sempre e comunque, quindi qualcosa da cambiare c'è. Per quanto riguarda il gas, io l'ho detto in tempi non sospetti, forse era il 4 marzo dove l'abbiamo detto in consiglio regionale, noi siamo assolutamente in questo momento dipendenti dal gas russo. Oggi sia Germania che Austria hanno detto che non possono fare a meno in questo momento del gas russo. Dobbiamo sicuramente diversificare le fonti. Il Veneto ha fatto la sua parte col rigassificatore di fronte al Delta del Po, che fornisce il 10% potenzialmente del gas necessario all'Italia. Dobbiamo far sì che ci sia varie possibilità di approvvigionamento. Il TAP col gas che arriva dall'Azerbaigian non è molto diverso dal gas che arriva dalla Russia, è un paese che è assolutamente affine e anzi coperto, allineato in questo momento alla Russia, quindi dobbiamo diversificare il più possibile. In questo momento chiudere il rubinetto col 46% del gas necessario all'Italia è tecnicamente impossibile, anche con discorsi di razionamento che ho sentito fare oggi da Cottarelli o da qualcun altro. Ok, puoi razionare, ma il 46% ho qualche dubbio che riusciamo in qualche maniera a supplirlo. Cioè, è disposto ognuno di noi a ridurre il riscaldamento, ad avere meno gas, perché per sperare che possa servire a far finire anche questa guerra? Cioè, poi è questo il dibattito ovviamente che stiamo ponendo anche con il sondaggio. Guarda, Atalmi e poi Fabio. Io vi do una notizia, non lo fanno contro Putin, ma lo fanno per arrivare a fine mese. Perché guardate che le notizie di oggi... Cioè lo fanno già, le intende dire, no? Soprattutto chi è pensionato. Le notizie di oggi dicono che una famiglia con due figli e due salari di lavoro dipendente avrà un aggravio di costi nel corso di quest'anno, tra inflazione e costi dell'energia, di 2.300 euro. Ma chiunque di voi va a fare la spesa si accorge che è tutto aumentato, perché poi a cascata aumentano tutte le spese. Le bollette sono state una batosta, i salari sono fermi da 30 anni. Quindi non è tanto per volontà di piegare Putin, che sarebbe senz'altro sempre una bella cosa, ma nel nostro paese abbiamo attualmente un problema vero, cioè che abbiamo fasce della popolazione, pensionati e lavoratori dipendenti, che stanno rischiando di scivolare nella povertà, perché hanno avuto degli aumenti nel costo della vita che sono insostenibili. Quindi questo è un tema che non è che potremmo rinviare a lungo, è un tema di oggi, oltre al fatto che gli aumenti dell'energia stanno creando problemi anche alle aziende, quindi poi di conseguenza il rischio di perdere posti di lavoro. Ma i salari delle persone stanno perdendo potere d'acquisto in modo vertiginoso, e questa è una cosa che non è sostenibile a lungo. Ecco, per cui Marinesi dice che gli imprenditori italiani sono arrabbiati e fanno bene. Immagini lei come sono arrabbiati i lavoratori di questo paese, che stanno subendo una decurtazione del loro potere d'acquisto nel giro di due mesi che è devastante. Noi abbiamo segnalazioni tutti i giorni da questo punto di vista, e stiamo parlando di una situazione in cui per adesso, per fortuna, le nostre imprese stanno ancora lavorando, stavano uscendo dal tunnel della pandemia, quindi stavano cercando di riprendersi, e questa mazzata è una mazzata che sarà fatica insomma superare. Favero. Buonasera Varino, ma penso che innanzitutto vorrei rassicurare il Presidente Marinese alla Camera in discussione proprio un decreto, il decreto energia, che va a semplificare l'installazione di tetti fotovoltaici e di pannelli, e intervenendo proprio nelle procedure
autorizzative. Io, per rispondere alla sua domanda, credo non abbiamo paura di razionamento, anche se si spegnesse ora il gas russo, al limite il problema lo avremmo nel prossimo autunno. Dal primo giorno in cui c'è stata l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, devo dire, anche a conforto delle imprese, delle grandi imprese italiane, c'è stato tutto un sistema paese che si è mosso per mettere in sicurezza la questione del gas. Perché l'enigma è, possiamo farne a meno noi, ma potrebbe essere anche Putin a chiudere i rubinetti. E questo è stato fatto. Lo avete visto che vari membri del governo hanno girato sia in Africa che in Asia per raggiungere e aumentare i contratti già in essere, per raggiungere la fatidica cifra di 29 miliardi di metri cubi di gas per sostituire il gas russo, che è comunque sempre una fornitura fragile. Io penso che la risposta sia doppia a questa crisi. Sicuramente vanno aiutate le imprese e le famiglie. Per esempio, la Regione Veneto potrebbe istituire un osservatorio dei prezzi, come chiede il Partito Democratico regionale, per evitare anche persone e imprese che ne approfittino. E penso anche che la risposta debba essere europea, sia per quanto riguarda gli stoccaggi messi in comune, ma anche per la questione del gas naturale che arriva dalla Spagna e dagli Stati Uniti. Cioè, Favaro, mi faccia capire che è interessante questa, cioè l'osservatorio prezzi analizza tutto quello che succede nei nostri mercati. È una temperatura, se noi non sappiamo come va l'andamento dei prezzi nella nostra regione, non possiamo intervenire soprattutto negli abusi, questa è una cosa che manca nella regione Veneto. Aggiungo poi che serve un'economia di pace, quindi noi chiediamo ovviamente la fine dell'ostilità e raggiungiamo la fine intervenendo e lavorando anche sull'ambiente. Molti imprenditori che fanno parte della Confindustria Veneta, in maniera molto lungimirante, hanno investito in tempi non sospetti, e su questa ragione il presidente Marinese va fatto, va incentivato, va reso più semplice, va sburocratizzato, ma in tempi non sospetti hanno investito nell'autoconsumo. E questo gli ha permesso non solo di rispettare l'ambiente abbassando le emissioni, ma di creare nuovo lavoro veneto e soprattutto abbattere i costi dell'aumento dell'energia, perché solo evento, per fortuna, sono di tutti. E cioè lei, allora Favaro, aspetti, perché ha messo tanta carne, diciamo, ha ribaltato il ragionamento da economia di guerra a economia di pace, lo definisce così. Mi interessava molto quella cosa del... Non abbiamo bisogno di guerra. Certo, diciamo, è che in un periodo come questo servono, il concetto di Leopoldo Destro, diciamo, della Confindustria, è quello di dire servono interventi mastodontici, cioè qualcosa efficace subito. Gli interventi mastodontici, Avarino, li possiamo fare solamente dentro l'Unione Europea, perché sicuramente il decreto del governo che mette 8 miliardi, abbassa le accise, rateizza, possiamo dire che è sufficiente? No, certo, è quello l'abbiamo detto tante volte. Tantissime. Sì. Ci vuole, avete ragione, le sfide sono tantissime. Quello innanzitutto di pensare a già solo annunciare che la seconda manifattura d'Europa investe nella diversificazione e nell'abbandono del gas russo, già solo questo abbasserebbe il prezzo. Poi, ha detto giustamente il PNR... Però aspetti, non mettiamo troppe, perché questa cosa è l'osservatorio, diciamo l'osservazione, poi mi dispiace gioco di parole, che ha fatto anche, citando gli imprenditori, vorrei che rispondesse Ciambetti, cioè controllare i prezzi in questa regione... Esistono già delle authority a livello nazionale che dovrebbero fare questo, c'è un'authority sull'energia che dovrebbe controllare i prezzi alle pompe di carburanti, esiste un'authority sulla concorrenza. Fare ulteriori cose non so se sia utile, facciamo funzionare quello che già c'è. Abbiamo necessità di un focus regionale, anche perché, come sa, i prezzi che ci sono a Palermo non sono i prezzi che ci sono a Treviso o a Vicenza. Le pere a Palermo non sono 6 euro al chilo. Con 120-130 persone l'una, quella concorrenza ancora di più, che potrebbero fare anche questo. Sono state fatte a inizio degli anni 2000 proprio per questo queste authority. Se non si utilizzano quando ce n'è bisogno,
Non c'è nessun problema da parte nostra, noi con le Camere di Commercio abbiamo un rapporto costante e continuo, specialmente con le Camere del Veneto. Ripeto, è un doppione rispetto a chi dovrebbe già fare qualcosa. No, Presidente, si potrebbe fare a costo zero facendo delle convenzioni tra la Regione Veneto e i grandi istituti di ricerca veneti, le ha citate, le Camere di Commercio, la CGA. La CGA di Mestre ha una collaborazione continua e costante con noi, però ripeto, qualcuno avrebbe il compito istituzionale di fare questo. No, è chiaro il dibattito, già le dice Favero, questo è un authority qua sul territorio che controlla i pezzi, no, i prezzi del Veneto. Un osservatorio che controlla i prezzi del Veneto e quindi dice attenzione. Regione, Guardia di Finanza e sindacati per capire come va l'andamento però, dei prezzi. Però Favero, guardi, io è una bella idea, diciamo, la proposta, il dibattito, ne discutiamo, però viviamo in un paese in cui il ministro della transizione ecologica dice che l'aumento della benzina è una truffa, è una speculazione. E poi? E l'authority era sotto il suo controllo quell'energia. Cioè, è no, diretta. Adesso, guardi, ma senza accusare nessuno. È il ministro della transizione ecologica. Aspetti, Favero, torno a lei e poi vorrei sentire Marinese. Cioè, è il ministro. E quindi? E dopo che ha detto questa cosa lo chiamano in procura, giustamente, perché qualcuno fa class action, diciamo, denunce, via dicendo. Però non è che il giorno dopo sia abbassato il prezzo della benzina. Anzi, Marino, prego Favero, allora, Penso che allora la dichiarazione del ministro Cingolani sia stata una dichiarazione che non commento, ma anche provocatoria. Però è anche vero che a questo è seguito un decreto che lui ha firmato insieme a tutto il Consiglio dei Ministri, che come vedete ha abbassato le accise, certo, temporaneamente, che non è sufficiente, ovviamente. Però lo ha fatto, capisce? Quindi è stato conseguente, diciamo. Sì, sì. Marinese? Vedete, cerco di dirla in maniera semplice. Noi stiamo affrontando un problema che è una parte del problema. A luglio dell'anno scorso noi dicevamo che stavamo subendo come sistema industriale un grande aumento dei noli e un grande aumento della materia prima. A tal punto qualcuno di noi aveva detto, lo dissi proprio io anche, che se non si risolveva il problema della materia prima e dovevamo anche tornare a produrre, perciò ci volevano politiche di industrializzazione, noi avremmo rischiato di mettere in ginocchio un tessuto industriale. Perciò il tema non è soltanto il gas e non si risolve con l'autoconsumo, perché noi per poter rimanere la seconda forza manufatturiera d'Europa abbiamo bisogno di produzione di materia prima. Sono aziende energivore che non risolviamo il problema con 5 pannelli fotovoltaici e qualche pannello solare, ma lo risolviamo invece attraverso una politica energetica. Ecco perché richiediamo, per esempio, di spingere fortemente l'autoproduzione, oppure di guardare tecnicamente, scientificamente, in maniera costruttiva, senza essere legati alle ideologie, al nucleare di nuova generazione. Perché se noi vogliamo avere un paese indipendente, dobbiamo ritornare a produrre la nostra materia prima. E senza acciaio, senza chimica, senza ferro, noi non produciamo, dipenderemo sempre dagli altri. E mentre oggi paghiamo il gas in più, paghiamo anche la materia prima in più, ma non è una conseguenza dell'aumento del gas, è una conseguenza di quello che è avvenuto. Lo sappiamo tutti noi quanto oggi costi la materia prima e quanta difficoltà si faccia. Anche per il 110%, per esempio, di cui se ne è parlato, abbiamo una lievitazione delle materie prime che sono insopportabili. Ecco perché abbiamo richiesto che venga prorogato il decreto. Fermo restando che gli incentivi convengono allo Stato, perché se noi andiamo a vedere il PIL del 2019, il gettito è stato di oltre 500 miliardi, e se andiamo a vedere il PIL del 2021, che è stato inferiore al 2019, abbiamo avuto un gettito fiscale di 51 miliardi in più, perciò lo Stato ci ha guadagnato e lo Stato ci sta guadagnando da questo aumento dei prezzi, perché anzi una cosa è applicare l'IVA su un costo che è 10 e un'altra cosa è applicare l'IVA su un costo certo. Che è 11. Beh, vabbè, non peraltro perciò, quel decreto fine, è finanziato con l'extra fine, gettito, no? È stato detto, cioè con quei soldini ma più. Una parte dell'extra gettito, perché si potrebbe benissimo dire, solo che dal punto di vista
della manovra è difficile sostenerlo, si potrebbe benissimo dire, fermo restando il consumo del 2019, cioè pre-pandemia, fermo restando il gettito fiscale del 2019, pre-pandemia, tutto ciò che si compra esente IVA. Il problema fondamentale è che non riusciamo a farlo perché è la comunità europea che ci pone dei vincoli, anche di bilancio, ma sono vincoli superati, questo vuol dire fare economia di guerra. Sostituire quei vincoli che ti mettono in condizione di evitare che tu faccia politiche virtuose, fermo restando il gettito. Questo è l'economia di guerra. Non è tanto calmierare il prezzo, ma iniziare a sedimentare il prezzo consolidandolo in modo tale che così dai stabilità. E sulla stabilità si pianifica. Natalmi? Beh, oggettivamente quello che c'è più bisogno per avere un po' di prospettiva è appunto sapere che anche se i prezzi sono alti, però hanno quel livello lì, perché effettivamente in molti settori, anche quelli che seguo io, tu hai un aumento, un'oscillazione sia su questa energia che delle materie prime, penso ad esempio alla carta, tutto il sistema degli imballaggi, che oggettivamente rende impossibile anche programmare. Quindi questa preoccupazione c'è ed è anche precedente a questa guerra, cioè il fatto che noi fossimo dipendenti da un'unica fonte, che non avessimo sviluppato anche fonti diverse di approvvigionamento anche della stessa energia. Quello è una cosa vera, oggettiva, che adesso forse è anche un po' tardi per affrontarla. Io non credo che il tema sia chiudere i rubinetti del gas di Putin, peraltro poi non è che Putin potrebbe venderlo ad altri, perché il gas va con delle tubature e ti arriva, per cui non è che lui domani lo vende alla Cina, ecco. Per cui io credo che anche lui abbia l'interesse a continuare a venderlo e a fermare questa folle guerra che, ricordo, dovrebbe essere la prima cosa a cui dobbiamo pensare in questo momento, certo. Perché poi ci andiamo di mezzo tutti, ma ci va di mezzo soprattutto quelle persone che stanno vivendo quella guerra. Però ripeto, riporto l'attenzione anche a questo tema, segnalo che ci sono persone, lavoratori, lavoratrici e pensionati che non hanno gli strumenti che hanno le imprese o i governi per reagire a questa offensiva, la stanno semplicemente subendo, e quindi le bollette che arrivano generano ansia nelle famiglie, tra i lavoratori, tra i pensionati, cioè, lì un intervento, ricordate che questo governo aveva fatto una manovra fiscale che doveva abbassare le tasse, in realtà è stata una manovra quasi insignificante, ampiamente mangiata dall'aumento delle bollette. E è vero questo tema, c'è una speculazione che è enorme, perché guardate che il gas che arriva dalla Russia è sempre quello come quantità e perfino come contratti. In realtà ci sono delle speculazioni mostruose da questo punto di vista e forse anche interessi di altri a venderci il loro gas. Ma la prima regola per un paese, come per una famiglia, come per un'azienda, è possibilmente avere delle alternative, in modo tale che se quello che mi alza il prezzo, diciamo, esagera, io posso andare a rifornirmi altrove. Questo l'Italia e l'Europa sono fatte tutte insieme, perché no? Perché anche l'Europa detto, sì. È la più grande potenza economica nel mondo, diciamo così, tra le tre, insieme all'Europa, alla Cina e agli Stati Uniti, non ha la capacità di fare squadra assieme per contrattare anche prezzi e condizioni che potrebbero permetterci di ripartire. Perché guardate che tra chi frena al fatto di non chiudere il gas russo, prima fra tutti sono la prima economia manifatturiera d'Europa, che è la Germania. Esatto. Allora, poi c'era scritto... Sì, sì, Maria, c'era scritto diminuire il cos'è che era la velocità? Diminuire qua. La velocità. In autostrada, dei treni e delle navi, del 10% porta un risparmio di energia di oltre il 15%. Cosa marinese, che poi andiamo in pubblicità, prego. Sì, no, una battuta veloce. Io sono molto d'accordo con l'amico. Cioè, noi stiamo facendo qui l'economia di guerra, la stiamo facendo in casa. Perché le parti sociali in questo sono molto coese. Io sono molto preoccupato dei collaboratori delle aziende che automaticamente avranno uno stress in più anche dal punto di vista lavorativo. Cioè, se uno non prima faceva fatica, se una persona faceva prima fatica a arrivare a fine mese, ancora di più. E giustamente i sindacati pongono come punto il salario. Allora, una cosa da fare immediatamente è abbattere il cuneo fiscale, ma farlo domani mattina. Farlo domani mattina e non a favore. Cioè, perché lei dice giustamente i nostri lavoratori chiederanno uno stipendio un po' più pesante perché non ce la fanno, noi imprenditori non possiamo dare perché ci aumenta tutto, cioè questo. E quindi dovrebbe abbassare la differenza tra loro del netto e nelle buste paga. È la guerra dei poveri. Sì, ma da quant'è che ne parliamo, Marinese? Perché non si fa? Sì, però se siamo in economia di guerra,
come è stato detto nella trasmissione, serve un'economia di guerra. E l'economia di guerra è questa, eh? Cioè è prendere il toro per le corna e dire basta, ma dirlo anche alla comunità europea e piantarla con le ideologie. Ciambetti? E se necessario, io lo dico, andiamo a elezioni, non se ne può più. Ciambetti? L'Europa in questo momento... Il paese. Stiamo dividendo il paese. Cosa ci metti? L'Europa in questo momento non sta pensando a questo. Io purtroppo, per fortuna la frequento abbastanza, ero su a Bruxelles anche la settimana scorsa e vi assicuro che veramente è scollegata da quello che sta avvenendo nell'economia sui territori. Questo è preoccupante. Ad però, esempio, io ne parlavo appunto la settimana scorsa nella mia commissione, il Comitato delle Regioni che si occupa di agricoltura. E raccontavo cosa sta avvenendo in Italia, cioè l'Inalca, che è il più grande operatore di carne bovina e di animali in Italia, sta pensando di abbattere animali perché non ci sarà il mangime nella seconda metà dell'anno. L'aumento del prezzo dei fertilizzanti, che in maggior parte arrivano dalla Russia, è arrivato al 40-45% in certi casi. La mancanza del grano che arrivava da Ucraina e Russia comporterà scompensi sul mercato pazzeschi. E quando raccontavo queste cose, avevo un funzionario della Commissione europea che mi ascoltava e sbarrava gli occhi, cioè non sanno cosa sta avvenendo purtroppo. Non sanno. Segnalo cosa sta anche che l'America non ha messo l'embargo sui fertilizzanti russi perché loro, i loro interessi li fanno. Se li fanno. Allora, andiamo in pubblicità e ricordo, settimana scorsa ce l'ha detto qua il presidente del porto di Venezia, Di Blasio, che i commerci, le importazioni dall'Ucraina pesano il 7,6% sul porto di Venezia. E il 6,6 dalla Russia, quindi insomma, cioè sono tutte economie anche del nostro territorio che poi vanno in difficoltà. A tra poco, e vi raccontiamo anche i lavori pubblici, cosa succede dopo il vertice di oggi. A tra poco. Sarà una macelleria sociale, cioè le aziende salteranno. E quindi secondo me il mio invito è a riflettere su misure straordinarie di fatto di un'economia di guerra. È il messaggio che il parlamentare trevigiano porterà a Montecitorio dopo aver sentito cosa sta succedendo in uffici e cantieri. Aumenti medi del 20-30% sulle materie prime che rendono inattuabili i contratti d'appalto. Per asfaltare un chilometro di strada comunale, quindi dimensioni normali, un anno e mezzo fa ci costava intorno ai 40.000 euro. Adesso ci costa più di 60.000 euro. Un problema che riguarda anche molti cittadini che hanno aderito al bonus casa del 110%. Forse ci sta sfuggendo un po' di mano la situazione. Appalti già fatti da tempo con prezzi che non siamo più in grado di sostenere. Al di là del fatto che la materia prima, il materiale è aumentato, chi del 20, chi del 30%, abbiamo anche la difficoltà a reperire quel materiale. La conseguenza è imprese ferme e famiglie che potrebbero perdere il bonus trovandosi a dover pagare per intero gli interventi. Ecco perché gli artigiani hanno una richiesta chiara. Chiedere al governo sicuramente di togliere innanzitutto la data del 30 di giugno sul 30% delle attività eseguite nel cantiere e renderlo strutturale questa attività. Anche i sindacati chiedono di rivedere le regole, non solo del PNRR. Una calmierazione dei costi e degli appalti senz'altro, l'altro aspetto ovviamente è il collo di bottiglia dei termini, dei tempi che devono essere in qualche maniera rimodificati. Tutte osservazioni che andranno a definire il protocollo che l'Unione delle Province Venete ha discusso oggi con le altre parti sociali e che la prossima settimana invierà al governo. Il governo potrebbe agire sulle aliquote IVA, così come ha fatto per esempio sui carburanti, potrebbe agire sulle marginalità. Oggi ci sono delle risorse da PNRR non ancora emesse a bando, quindi potrebbe fare una riflessione andando a rifinanziare progetti già presentati piuttosto che attivarne di altri che poi pagano lo stesso dazio dei precedenti. E intanto sulla riforma IRPEF si pensa di reintrodurre il cashback, lo ricordate? Tanto spendo, una parte mi torna indietro con la app, tutta quella cosa del governo Conte che venne contestata poi anche dall'Europa. Una delle prime mosse che Draghi fece insomma, era di rimuoverlo, poi adesso pare che torni alla ribalta. Favero, ha sentito, cioè un'amministrazione, quello che anche per una piccola strada asfaltare era 40.000 euro diventa 60, e questo no, per i costi che crescono, poi vedremo le Olimpiadi, quello che ha detto Zaia oggi, cioè insomma questo è per tutti, per tutti.
Assolutamente, io accolgo e condivido appieno il grido d'allarme lanciato dai sindacati e dagli amministratori locali. Sicuramente vanno messe in campo delle nuove forme diciamo, per affrontare l'aumento dei prezzi e rendere meno rigidi sia per quanto riguarda le scelte dei progetti e dei cantieri messi a bando, sia per quanto riguarda le scadenze, e si può anche agire con l'avallo europeo sull'IVA sostanzialmente. Devo mi permettere di dire una cosa rispetto al presidente Marinese. Il presidente Marinese ha ragione su buona parte delle cose intelligenti che ha detto, ma non può fare un minestrone di tutto, nel senso che è giusto sburocratizzare, è giusto fare veloce con tutele nei confronti dell'ambiente e della sicurezza del lavoro e anche della qualità dei bandi, soprattutto sui ribassi. Per quanto riguarda il nucleare, il nucleare noi sicuramente, il nucleare pulito a tecnologia esistente non esiste, è una tecnologia costosissima e i finlandesi ci hanno messo con estremi ritardi, stiamo parlando dei finlandesi, 12 anni per fare un nuovo impianto nucleare a nuova tecnologia, e ci hanno messo quasi 20 miliardi di euro. I francesi con la stessa tecnologia sono indietro e ce ne metteranno 24, quindi praticamente potremo dare per i prossimi 20 anni energia gratis. Io credo che la tecnologia nucleare sia una tecnologia costosissima, pericolosa. C'è pure il tema: dove la mettiamo in Veneto una centrale nucleare? Ce lo dica il presidente Zaia. Per quanto riguarda la questione che ha detto il presidente Ciambetti, vorrei aggiungere una cosa. Non so, ci sono state delle proteste degli agricoltori a Bruxelles anche a febbraio. Non so se il funzionario a cui ha parlato era in ferie o non c'era o è stato distratto. Il presidente Ciambetti sa bene che siamo nell'anno della transitorietà della nuova PAC. I problemi degli agricoltori sono tanti, questi riverberano anche sui cittadini, sul problema dei costi, dei fertilizzanti, della siccità. Il cambiamento climatico è il grande convitato di pietra di questa situazione già grave. Siamo il governo insieme, usiamo questo tempo per far sì che nel periodo transitorio della PAC l'Unione Europea investa, calmieri i prezzi e aiuti i nostri agricoltori, abbassando così le nostre produzioni nazionali di qualità. Questa è una proposta, per esempio. Allora, aspetti Favero, replica a tutti e due. Marinese, però comincio da lei e dopo al presidente Ciambetti. Mi ha colpito un passaggio che non ho sottolineato abbastanza, forse. Poi se vuole rispondere ovviamente a Favero sul nucleare. Però lei ha parlato prima, io sarei disposto o spingo perché si possa andare anche a nuove elezioni, cioè non ha mica detto una cosa da poco, Ma guardi che se siamo ingessati, allora fermo restando che rispondo io il ministro... Non erano tutti contenti di Draghi, il governo dei migliori, Ma vede, qui il problema, allora, poi rispondo alle elezioni, d'accordo, però sì. Io il minestrone lo mangio d'inverno e non a primavera, e non ho voglia di mangiare il minestrone per quanto costa la verdura. Detto questo, io non faccio un minestrone di tutto, qui abbiamo un problema energetico, qui non si fanno i termovalorizzatori, non si fanno gli impianti a biometano, le centrali nucleari non c'è bisogno di dire dove le mettiamo, fermo restando che ce l'abbiamo in Slovenia, in Francia, in Austria, in Germania, ce l'abbiamo ovunque. Io non ho detto che vanno fatte, io ho detto che ci vuole uno studio tecnico, scientifico serio, e a priori dobbiamo piantarla a dire che le cose non si possono fare, perché siamo stati vittime delle ideologie. Se tecnicamente e scientificamente si dice che non si può fare, non si fa, ma si deve fare qualcos'altro. Invece in questo paese ho l'impressione che si faccia poco. Non trivelliamo e non estraiamo gas, e in Croazia davanti a noi, le nostre coste, invece i croati lo fanno. E non è non è un tema di minestrone, è un tema purtroppo reale. Ecco perché paghiamo così tanto l'energia e dipendiamo dagli altri. Dall'altra parte, il governo si è assunto una grande responsabilità, quella di traghettarci in un PNRR che funziona. Di fronte a un contesto europeo delicato, nessuno si poteva aspettare la guerra dopo la pandemia, ma siccome è un governo che è voluto dalla maggior parte del Parlamento, o prende scelte coraggiose o non serve per quello che è nato, semplice.
perché il paese è stanco, non ne può più. Lei crede che già andando al voto appunto potrebbe esserci un governo che ha questo coraggio o sarebbe inevitabilmente un po' più politico? Dobbiamo mettere da parte le ideologie. Noi dobbiamo iniziare a progettare il futuro insieme e le parti sociali si devono mettere accanto al governo e discutere insieme, cosa che non sta avvenendo. Questo vale anche partendo dai territori. Questa voglia di centralizzare le scelte politiche non sta funzionando e non è che ne paghiamo soltanto noi cittadini o imprenditori le scelte, lo sta pagando la stessa politica, anche la stessa politica, in termini proprio di reddito, in termini di rappresentanza, in termini di autorevolezza, in termini anche, non so, di rappresentazione di un'idea. Lo stiamo pagando tutti. Abbiamo detto nel periodo della pandemia che ne saremmo usciti più forti. Io banalmente dissi che ne saremmo usciti più deboli. Purtroppo è quello che è accaduto. Neanche la pandemia ci ha visto uniti. Il post-pandemia. No, non più, certo siamo che solo indebitati. Non immaginavamo, Presidente, diciamo, la guerra, però finire. Vedevamo la Cina che comprava le risorse, le materie prime, eccetera. Non è vero, perché quando siamo usciti dalla pandemia, il tema delle materie prime era attuale, così anche il tema dei noli. Certo. Noi e perciò alla fine ne siamo usciti più deboli e abbiamo insinuato nella mentalità delle persone che basta indebitarsi e pagare con comode rate per pagare tutto. L'abbiamo fatto per la pandemia, per i debiti per la pandemia, dove chiediamo che vengano allungati e ciò non viene fatto, e lo stiamo facendo anche per le bollette. Se sono care, non vi preoccupate, le rateizziamo, come se il debito fosse una virtù e non un vizio. No, è vero, cioè nel senso che poi comunque il totale ve lo pagate lo stesso, lo paghiamo lo stesso, cioè, quindi è veramente. Vabbè, allora aspetti, Presidente Ciambetti, se vuole esplicare anche a favore, poi vi faccio vedere Zaia, prego. Sì, brevemente, sì. Il 13 marzo Zaia dice il PNR va rivisto con la guerra in corso. In comitato delle regioni, anche in accordo col PD, stiamo proponendo di rivedere anche la PAC, perché è cambiato il mondo negli ultimi mesi e la PAC è stata gestita nell'ultimo anno e mezzo con dei passaggi di regolamenti che sono assolutamente superati, quindi bisogna rendere più facile, più semplice e anche molto più elastici i fondi europei, perché in questo momento c'è bisogno di dare benzina, mi permetto di dire, nel motore dell'agricoltura per non avere carestie e per non avere prezzi che sono inarrivabili ai cittadini. Quindi anche la PAC va rivista, non solo il PNRR. Allora, vediamo oggi Zaia e Malagò. Ho visto qualcuno che diceva assurdo spendere adesso i soldi per il Bob in un momento come questo, ci sono da preparare le Olimpiadi, anche quelle poi sono un indotto, lo ricorderete molto bene, ne abbiamo parlato tante volte. È chiaro che costruire una piazza allora diventa un'assurdità in un momento del genere in qualsiasi paese, cioè io capisco, se poi ragioniamo così, è chiaro che ci aspettiamo dal governo delle iniziative, delle azioni per cui la guerra non ricada su tutti noi e nelle spese, e quei 2.300 euro, quante volte ne abbiamo parlato qui, in più che spenderà ogni famiglia. Sentiamo Malagò. Avevamo mal contati 6 anni e 8 mesi, di fatto noi i primi 2 anni e 4 mesi, ci si è messo anche il Covid, devo dire, di fatto, cioè diciamo l'impostazione dell'agenzia, la costruzione, la burocrazia di tutto questo sicuramente ci ha fatto perdere molto tempo. Giugno 2019, il giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Febbraio 2026, il giorno dell'inaugurazione dei giochi. Due date fondamentali separate da poco più di 6 anni, che però per vari motivi si sono drasticamente ridotti e ora è una corsa contro il tempo per arrivare pronti all'appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati su Milano e Cortina. Siamo in emergenza, quindi l'approccio organizzativo che si sta costruendo è all'interno dell'alveo emergenziale per cercare di ridurre il più possibile i tempi persi. A breve ci sarà un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con chiarezza quegli interventi che non possono non essere completati
per l'evento olimpico. L'incontro a Palazzo Balbi è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte degli impianti sportivi e delle infrastrutture, con una premessa che il numero uno del CONI Malagò a sottolineare. Nelle due precedenti assegnazioni olimpiche, il dossier di presentazione, oltre alle strutture che dovevano ospitare le gare, necessitava di una serie di informazioni relative ad aeroporti, rete viaria e mezzi di trasporto. Questi ultimi elementi non sono più fondamentali, è sufficiente infatti solo dichiarare gli impianti sportivi. Non c'era né nessun impegno né nessuna garanzia nel realizzarla. Giustamente lo Stato italiano, il governo italiano, che ce ne sono stati tre in questi scarsi tre anni, hanno ritenuto di accelerare quelle opere che ovviamente sono sinergiche agli impianti sportivi. Malagò, che spiega come il dossier presentato dall'Italia per il 2026 fosse unico, avendo al suo interno il 90% di impianti già realizzati, ma ce ne sono molti da sistemare oltre a quelli da realizzare. Il presidente del CONI non nasconde la sua preoccupazione, e anche se spiega il ruolo del CIO è quello di organizzare l'evento sportivo, poi però lancia un messaggio ben chiaro. È chiaro che uno vede i working in progress, per cui il mondo dello sport segnala, evidenzia, dico: signori, mi raccomando, non facciamo brutta figura. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Impianti sportivi da realizzare senza se e senza ma. Sul tavolo però ci sono anche le infrastrutture. Variante di Longarone, che dovrebbe essere terminata per il 2026, e quella di Cortina, finanziata e che per l'avvio delle Olimpiadi potrebbe essere già cantierata. A preoccupare ora è anche l'aumento delle materie prime, che va ad incidere sugli interventi, con il presidente Zaia che chiede al governo una revisione degli stanziamenti. I nostri cantieri, con quel costo Olimpiadi, lieviterà dal 25-30%. E a proposito di impianti sportivi, oggi è stata firmata la convenzione con il commissario per i lavori Sant'Andrea per la realizzazione della pista da bob di Cortina. Il fatto che oggi si firmi per la pista di bob è la prova provata che comunque trasferiamo tutto il lavoro fatto al commissario Sant'Andrea, che poi provvederà a cantierarla e a realizzarla. Contrasto stridente, come diceva qualcuno di SMS, o non? Ma io non poi sono c'è più 30% di costi. Io non sono di quelli che è contrario a queste cose. Io credo che si possano fare grandi eventi anche magari ricordandoci Vaia, che ha colpito le nostre montagne, e quindi cercando di fare il minore impatto possibile per le strutture e anche per il turismo. Diciamo che il turismo di montagna è importante, ma deve essere compatibile. Perché insomma dovremmo ricordarci, un po' la pandemia ci ha dimostrato a tutti che siamo tutti molto più fragili, molto più deboli di quello che pensavamo di essere. Quindi io non sono di quelli che è contro le Olimpiadi, contro tutto. Credo che le cose si possano fare cercando di evitare gli sprechi, le mostruosità, gli impatti ambientali, sapendo che il turismo è la prima economia della nostra regione, non è una cosa secondaria. Guardate che insomma, quest'anno ci rigiochiamo un po' di ripartenza, sapendo che tra l'altro alcuni turisti non arriveranno da noi, penso ovviamente ai russi, eccetera, eccetera. E l'economia nostra non è un'economia da poco, quella turistica, è importante che si riprenda, ma appunto dovremmo aver imparato la lezione dalla pandemia, quantomeno, ma anche dalla guerra, del fatto che uno sviluppo deve essere compatibile dal punto di vista sociale e ambientale, e spesso non è così, e quando non è così si creano dei mostri. Poi insomma, queste sono le Olimpiadi sostenibili, no? Con il Speriamo. Il villaggio che si smonta. No, dica lei, Ciombetti, sono... Beh, il costa dossier... più 30%, è un problema enorme, adesso ho visto anche gli SMS. Sì, però questa diciamo avversione alla pista da bob, veramente la trovo una cosa assurda. Cioè, la pista da bob viene rifatta, dov'è? Viene fatta con tecnologie diverse da quelle degli anni 50, viene messa in funzione con un anche utilizzo fuori stagione, con una cosa che appunto permetterà di averla come attrazione turistica durante tutto l'anno, e c'è sto mantra contro sta pista da bob. Ce ne faremo una ragione, però insomma va fatta anche questa come gara nelle Olimpiadi, e invece di spostarla a Innsbruck come vorrebbe qualcuno, è bene che rimanga a Cortina, ripeto, rifacendo una struttura che già c'è, che non viene fatta nuova, che viene messa appunto in ordine rispetto a quello che invece è adesso. Favero, cosa ne pensa, diciamo, anche dopo aver ascoltato Zaia e Malagò su questo aspetto, aggiungendo appunto che anche su questo poi ricade tutto l'aumento, no? Io guardi, non so a chi si riferisca, io sono favorevolissimo alle Olimpiadi, e peraltro penso che siano un volano eccezionale e una
un palcoscenico straordinario per la bellezza delle nostre Dolomiti e della nostra regione. Personalmente i lavori erano già partiti in ritardo pre-pandemia, però segnalo due cose. Io credo che alla fine, proprio perché si tratta di un evento internazionale, come abbiamo sempre fatto, i soldi si troveranno e alla fine riusciremo a fare bella figura. Il tema è che noi abbiamo vinto, anzi, mi permetta, mi sarebbe piaciuto vedere in queste Olimpiadi meno Milano e più Veneto, perché, come voi sapete, buona parte dei giochi saranno in Lombardia, non saranno nella nostra regione. Ciò detto, devo dire che il metro di misura non sono le Olimpiadi né di Sochi né di Pechino, e su questo vorrei dire una cosa poi alla fine, ma sono le Olimpiadi di Torino. Il successo delle Olimpiadi, oltre sicuramente ai meriti sportivi che ci auguriamo tantissimi per il nostro paese e per gli atleti veneti, sarà su quello che rimarrà a favore della città di Cortina, del Veneto, di valorizzazione del nostro territorio, delle nostre imprese. Segnalo per esempio che sarebbe stata un'occasione straordinaria la riattivazione per esempio dell'anello ferroviario dolomitico, cosa che non avverrà e che probabilmente vedremo fatta alle Olimpiadi solamente la variante, come ha detto giustamente il vostro bel servizio, la variante di Longarone e appaltata la variante di Cortina. Segnalo un'ultima cosa: le Olimpiadi di Pechino sono state innevate al 100%, quindi è stata messa neve artificiale per il 100%. Le Olimpiadi di Sochi, sì, tra l'altro con delle immagini bruttissime, non certo ambientalmente compatibili. No, infatti. Le Olimpiadi di Sochi in Russia al 60%, con il cambiamento climatico e con la penuria di siccità, che di acqua, perdonatemi, che abbiamo in Veneto, rischiamo che queste, altro che duplicare del 30% i costi, saranno quasi impossibili da realizzare. Quindi il dato ambientale, come vedete, che si registra, non questo so è vero, Favero, però allo stesso tempo è imprevedibile, no? Cioè è vero che la linea potrebbe essere, certo, quello, perché quando eravamo tutti chiusi, diciamo, non potevamo andare in montagna, c'era pieno di neve. Guardi che era una cosa. Il discorso è diverso. La neve e nella pioggia si comandano a bacchetta, no. Ma tenere presente che la transizione ecologica è una grossissima opportunità per produrre lavoro, ricchezza e tutela dell'ambiente, aiuta anche ad affrontare questo tipo di problemi. Il dato ambientale che tocca il portafoglio dei veneti, lo vedremo con la siccità, i prodotti, per esempio il riso, un esempio fra tutti, il buon riso veneto veronese avrà un aumento esponenziale a causa della siccità. Quindi il dato ambientale da tener conto anche sulle Olimpiadi, misurato alle Olimpiadi di Torino, che furono l'occasione principale, la più grande occasione di rivoluzione e, diciamo, di rivalutazione della città, sarà un metro importante per calcolare il successo delle Olimpiadi. Allora, Favero, aspetti che ho la pubblicità, poi voglio sentire anche Marinese sul fronte Olimpiadi. Poi ascolteremo tra poco il ministro D'Incà sul decreto bollette, che ovviamente dice, sappiamo che non basta, a proposito di Belluno, il ministro bellunese, non basta e dobbiamo fare dell'altro. Tra poco lo sentiamo. Questo è quello che ha pubblicato, mi pare, questa mattina, tra l'altro, il Gazzettino. Quindi la spesa più cara a marzo. Più in giù vedete in basso a sinistra quello che vi dicevo, l'olio di semi più 23,3%, la verdura fresca più 17,8%, il burro a sinistra, no? Vedete più 17,4%, la pasta più 13%, i frutti di mare più 10,8%, la farina più 10%, la carne di pollo più 8,4%, la frutta fresca più 8,1%, il pesce fresco più 7,6%, le bevande più 6,7%, più gelati più 6,2%, il pane più 5,8%. Dove volete che andiamo? Allora, a tra poco faremo sentire il ministro D'Incà, torniamo sul fronte dei piedi col presidente Marinese e daremo anche l'esito del sondaggio. Rispondete, ho visto che qualcuno dice non possiamo per affamare Putin affamare anche tutti noi, cioè essere affamati, ho visto via SMS, quindi spegnendo il gas, rinunciando noi alla luce, limitando e razionando. Tra poco.
Chiaramente verificheremo sul DEF la situazione economica del nostro paese e se serve interverremo ancora, perché almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle al centro di questo momento vi sono le persone, i cittadini, le famiglie, le nostre aziende, con il costo dell'energia e delle bollette che rischia di mandare in tilt la nostra vita. È un impegno politico e istituzionale preciso sul tema del caro bolletta quello che arriva dal ministro veneto Federico D'Incà nelle ore in cui dalle aziende del territorio è arrivato l'ennesimo SOS. Prima l'appello di Assindustria Veneto Centro con il presidente Leopoldo Destro, che ha chiesto di fare di più. In guerra servono risposte di guerra su gas e materie prime, le sue parole. Poi lo studio sul rischio usura anche per le famiglie trevigiane della CGA di Mestre. Le problematiche sociali durante la pandemia, durante una guerra, durante una crisi internazionale energetica si fanno sentire chiaramente tra le famiglie che hanno più bisogno, quindi l'attenzione massima. La priorità va all'economia quindi più che al riarmo, tema che nell'ultima settimana ha creato forti fibrillazioni nel governo. Lo stesso ministro ribadisce la linea sua e del Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto che vi sia una gradualità nell'arrivo al 2% e soprattutto che vi sia finalmente un esercito europeo con questa bussola strategica che di fatto diventa il cuore pulsante dell'esercito e che metta insieme le tante risorse che l'Europa mette sugli armamenti. Ma difesa a parte, i temi su cui accelerare sono diversi. D'Incà li passa in rassegna. In questo momento in Parlamento vi sono quattro riforme fondamentali: la riforma del fisco, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza e la riforma del CSM. Sono mesi importanti per il nostro Paese per raggiungere gli obiettivi che sono 101 del PNRR, che per noi rappresentano da qui al 2026 235 miliardi di investimenti. Marinese, così? 235 miliardi, l'ho detto in tutti i modi, abbiamo visto tutte le... Fermo restando che io, il ministro D'Incà, ho un grande rapporto con lui, una persona seria, però i numeri purtroppo di fronte alla matematica non c'è opinione, non sono 235 miliardi, una parte li abbiamo già ottenuti a giugno con la riforma fiscale, cioè noi abbiamo ottenuto la prima tranche a giugno con la riforma fiscale che non c'è stata di fatto, perché c'è stato un riadeguamento soltanto dell'IRPEF. Sono 160 miliardi, 67 miliardi vanno a copertura di altri investimenti già fatti, questo lo dico da ormai un anno e mezzo, basta andare a vedere quelle che sono i capitoli di spesa e ci renderemo conto che ho ragione io, a meno che qualcuno mi dica no, hai torto, però nei numeri e nelle voci. Per quanto riguarda le Olimpiadi, io sono molto d'accordo con Favaro, cioè io non ho dubbi che noi faremo le Olimpiadi e che faremo una bella figura. Questo è un paese che ha una grande resilienza, una grande spina dorsale, una reattività, però dipende molto da quello che noi lasceremo, cioè se noi dobbiamo fare le Olimpiadi per arrivare al 2026 di fretta e furia, mettere qualche fiocchetto carino per far vedere che siamo stati tutti bravi e poi al territorio non rimane nulla, abbiamo perso un'ulteriore occasione. Perciò la vera scommessa è far sì che quegli interventi infrastrutturali che sono fondamentali per collegare la montagna e poi guardare un pochettino un po' più al di là della montagna, perché poi diventa un modo straordinario anche per guardare un po' all'export, proprio tutto quel tratto di strada con eventuali investimenti in più che si possono fare nel corso del tempo, diventa allora alla fine un elemento virtuoso che viene ricordato da tutti noi e che viene vissuto nella nostra quotidianità. Senta, sul cashback è d'accordo? Non sarà come quello grillino, no? Titolano, adesso questo è anche per esempio il titolo del giornale, prima avevo fatto vedere Il Tempo, ma insomma anche Repubblica poco fa lo ha messo in home page, cioè sarà immediato, non si devono tenere gli scontrini, insomma un po' una cosa, ma non era una misura che non era piaciuta? Ma guardi, non è che non è, qui sì. Okay. Qui non si tratta di che sia una misura che piaccia o che non piaccia. Qua che si funzioni, tratta di... cioè quello. Esattamente. Allora, se una misura non ha funzionato, io ho imparato, quando ero piccolo, andavo a scuola, prendevo sempre zero in matematica. Ecco perché mi sono appassionato ai numeri, perché poi alla fine mi è venuta la sindrome della frustrazione della matematica. E la mia insegnante di matematica mi diceva, quando un'operazione non viene, non la devi correggere, la devi rifare ex novo e devi ripartire da zero. Questa è un'operazione che non ha funzionato e non funzionerà. Ciambetti, lei che è uomo dei numeri invece, dico tutti sempre. Tutti i miei dubbi prima e li ho tuttora, secondo me è una cosa che
non ha un grande senso proprio economico, ripeto, non ha funzionato, non capisco, ma anche perché era una delle cose, sempre frequentato Bruxelles, che ci criticavano in maniera... Anche dall'Europa, sì, è vero. Sì, 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 no, sì, sì. Pesantissima, ti dico, ma cosa fate? Cosa fate? E... anche il Fondo Monetario, se non ricordo male. No, no, ma appunto, io devo ancora vederla scritta, mi auguro sia qualcos'altro, a cui hanno quel copia e incolla sbagliato a mettere il titolo, mi auguro sia qualcos'altro, sinceramente. Rimborso immediato con le detrazioni. Cosa? Presidente, è una manina. No, manine, il problema è che io purtroppo ho frequentato parecchio via 20 settembre il Ministero dell'Economia e Finanze e c'è qualcuno che pensa che il mondo sia tutto dentro lì e invece il mondo reale è qualcos'altro e qualcuno invece è convinto che quello che lui ha in testa sia la soluzione a tutti i problemi. Purtroppo il MEF quando scrive è pesante in quello che scrive. In realtà però se c'era un aspetto al di là del... lo strumento, insomma, l'obiettivo era favorire il pagamento con formati elettronici e far circolare meno contante per contrastare l'evasione fiscale, insomma, il resto non dobbiamo nasconderlo, dai, era quello l'obiettivo. E siccome è un problema che il nostro paese ha, perché ricordiamo sempre che siamo il paese di molte eccellenze, tra le quali a essere uno dei paesi con il più alto tasso di evasione fiscale in Europa, insieme alla Grecia. E quindi voglio dire, tutte le operazioni che possono servire per far sì che le tasse le paghino tutti, magari per pagarle un po' meno, io sono assolutamente a favore. E peraltro mi sembra che anche nei costumi delle persone sta passando ormai, voglio dire, il fatto di pagare con le forme elettroniche che sono anche semplici e peraltro anche molto più sicure. Ecco. Non mi pare che da questo venga la grande soluzione dei problemi del nostro paese, ecco, mi permetto di dire, mi sembra un feticcio questa cosa qui. Potrebbe essere approvata a giugno e entrare in vigore dal 2023. Però cioè questa... ecco, si era detto invece di mettere mano appunto a una riforma fiscale vera, sì. Si era detto di rivedere il catasto in modo tale che le tasse anche sulle case si paghino sul reale valore e non su quello ipotetico, si era detto di intervenire per aiutare un pochino i redditi più bassi e tutte queste cose sono rimaste nel libro dei sogni. C'era la pandemia... bene, adesso c'è la guerra e ci auguriamo tutti che la guerra finisca prima possibile, ma sarebbe bene rimettere le mani a un po' di ingiustizie che ci sono nel nostro paese, che sono devastanti e la gente queste le soffre per davvero. Ecco. Bene quello che dicevamo poco fa, perché non si abbassano le imposte in busta paga e lasciare più denaro al lavoratore, il cuneo fiscale che diceva poco fa anche Marinese con Natalmi. Dicevo, potrebbe entrare in vigore nel 2023, sta lavorando il governo nella proposta del cashback fiscale sulle spese ammesse a detrazione, cioè per esempio quelle mediche, lo diciamo sempre, lo ricordiamo sempre, significa che quando si acquista un farmaco non bisognerà attendere fino alla dichiarazione dei redditi per scaricare il 19%. Cioè vi tenete lo scontrino, andate in serie di 7.30, cioè fosse immediato. Se è per questo ha un senso, ma ripeto, è come è stata applicata quella precedente che secondo me ha avuto molti limiti. Favero, che ne pensa? Poi andiamo a vedere anche il sondaggio, voglio capire come sta andando. Prego. Sul cashback, se è una misura che rimette un po' di soldi in tasca ai cittadini, ben venga. Se è una misura che agevola anche, come diceva Talmi prima, i pagamenti con moneta elettronica, che sono più semplici, più sicuri, più tracciabili, benissimo. Ma era una misura che non mi scaldava il cuore prima e non lo scaldava nemmeno il mio partito e credo non lo scaldi nemmeno ora. Penso che da altre misure passi anche l'aumento del potere d'acquisto dei cittadini. Vi voglio far vedere un'ultima cosa, le cure dentarie, Tony, perché parlando della vita reale di chi già... Quella ridotto, è una battaglia vera di civiltà. Una battaglia vera di civiltà, dice, però cioè, abbiamo il servizio di chi ha iniziato a risparmiare anche su quello e guardate che è un problema, quello così come altre cose, purtroppo. Vediamo. La pandemia prima, con la paura di possibili contagi, la crisi economica, questa legata, ma ora ulteriormente aggravata dalle tensioni geopolitiche in atto. Poi stanno tenendo spesso i pazienti lontani dagli studi dentistici, anche per semplici cure parodontali. Questi anni di pandemia hanno avuto una grande diminuzione dell'afflusso dei pazienti, soprattutto nel 2020 abbiamo avuto il lockdown in cui
soltanto le strutture pubbliche e private accreditate erano aperte. Nella seconda parte del 2020 vi era stato un ritorno negli studi, ma solo per le cure odontoiatriche. Poi, grazie ai vaccini, nel 2021 l'afflusso dei pazienti è aumentato. Ma in questa fase che si sono presentate due situazioni ben distinte: da un lato chi lavorava nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni ha visto il proprio potere d'acquisto decimato, dall'altro chi aveva uno stipendio fisso con i lockdown ha aumentato il proprio risparmio e di conseguenza la propria possibilità di spesa. Questo si è visto nel secondo semestre del 2021, in cui c'era stato proprio un ritorno dei pazienti. Adesso si sta assistendo ad una nuova diminuzione dei pazienti negli studi. E soprattutto a una diminuzione della qualità dei trattamenti, cioè adesso le persone fanno il minimo indispensabile, evitano le grandi riabilitazioni, e questo per un altro tipo di paura. La paura del caro bollette, del caro gas, della benzina. Ci sono dei pazienti che ci dicono: ora non posso, magari più tardi, oppure ci domandano la rateizzazione che noi offriamo sempre. In questi due anni gli specialisti hanno visto aumentare i problemi parodontali che, presi per tempo, avrebbero richiesto interventi limitati, ma che protratti nei mesi si sono aggravati. E hanno visto la propria salute parodontale degenerare, e quindi magari in molti casi con la mobilità o addirittura la perdita di elementi dentari. Allora, com'è andato il sondaggio secondo Marinese? Aspetta Tony, non facciamo vedere il risultato, eh? Marinese, secondo lei che siamo disposti a ridurre il gas per affamare Putin? 80% no. 80% no. Favaro, dai, velocissimamente, dai, una previsione e poi diamo il risultato. Allora, sono d'accordo col presidente Marinese sul numero, non sul sondaggio. Cioè, sull'esito 80% dice sì, secondo lei, allora? Sì, ma non sul valore del sondaggio, ovviamente. A Talmi, poi, chi ha vinto? La maggioranza è per il no, ma forse non così schiacciante. Ciambetti? Anche per me sarà un 70-75% per il no. Cioè non siamo pronti a ridurre. Disposti a rinunciare. Attenzione, vediamo il risultato. Sì, 58,3%. Vi dico, sono più di 1500 telefonate, 1600 mi pare. Ma... e quindi saremmo disposti a un sacrificio. Però guardate che potrebbe essere per l'altro motivo che dicevo io, perché cioè? Costa talmente tanto che rinuncio al gas per forza. Questo è un tema, secondo me, così come quello, no? Aspettiamo tutti, speriamo tutti nel caldo perché faccia sparire il Covid davvero, e che magari quindi ormai siamo vicini e possiamo anche sostenere questo sacrificio. No? Ma non la convince? No, non mi convince, ma io parlo con gente in giro in questo momento e io ho una sensazione diversa, sinceramente, da quell'esito lì. Marinese, non è andata come diceva lei? Questa è la ragione per cui non faccio politica e faccio l'imprenditore. Diciamo che noi speriamo comunque, per ritornare alla cosa, che si fermi Putin comunque, gas o non gas. Ecco, per noi la cosa più importante è fermare questo massacro, morti civili, questa guerra nel cuore d'Europa. Ecco, va bene il gas, va bene qualsiasi strumento, vada il Papa, qualsiasi strumento, bisogna fermare questa guerra folle. Allora, grazie a Vincenzo Marinese, Matteo Favero, Nicola Talmi, il presidente Roberto Ciambetti. Vi faccio vedere un'ultima cosa prima di poi collegarci con l'Ucraina, in realtà con la Polonia, perché Vladimir è libero e sta tornando. Luigi Brugnaro, il post di questo pomeriggio, ha lasciato l'ospedale. Riusciamo, Tony, facciamo pure vedere, e così ringrazio Antonio Esposito e Simone Merlo con la moglie. Eccolo qua, barba un po' più lunga, vedete, in auto ritorno a casa, e questo è quello che ha scritto: grazie a tutti per l'affetto, i sanitari dell'azienda ospedale Università di Padova, tutta la mia famiglia, i miei figli e gli amici, soprattutto a Stefania, la mia vera forza della natura, noi non vogliamo mai, fino alla fine insieme. Ed eccoli qua, dopo la grande paura, insomma, quello che è successo nei giorni scorsi con il malore. Pochi istanti di pubblicità e ci collegheremo con il moglianese ucraino tra poco. Ho appena saputo dall'ambasciata italiana in Ucraina, dall'ambasciatore Zazo e dai suoi collaboratori, che il veneto, il signor Znamerovsky, ha potuto passare la frontiera, quindi è
sul territorio dell'Unione Europea e potrà tornare a Magliano Veneto. Credo che sia importante. La conferma arriva direttamente dal sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova alle 2 del pomeriggio. La diplomazia ha fatto il suo corso e il moglianese Vladimir può tornare a casa. Il 56enne a Mogliano da 15 anni dopo altrettanti a Mestre è volontario tra l'altro della Onlus Mediterranea Saving Humans, fondata dal veneziano Beppe Caccia e che nel moglianese si appoggia all'associazione Officina 31021 di Zerman. Per lui nell'arco di 24 ore si è mossa un'intera comunità. Ieri dei volontari che sono lì al confine, volontari moglianesi, mi hanno chiamato, ero a un concerto per la pace e fatalità e c'era bisogno di un certificato, di residenza che dichiarasse che lui è qui residente a Mogliano con due figli giovani del 2015 e del 2011 da mantenere, quindi io sono subito corso in municipio, ho preparato questo certificato come ufficiale di anagrafe e l'ho spedito al confine. Dichiarazione che sembra non bastare alle autorità ucraine che trattengono l'uomo Leopoli con l'intenzione di spedirlo al fronte sulla base della legge marziale applicabile a tutti i cittadini ucraini tra i 18 e i 60 anni. Ma Vladimir è anche cittadino italiano eppure residente in Italia. Per ribadirlo si attivano altri canali politici, tra questi il capogruppo PD all'Europarlamento e l'ex sottosegretario Andrea Martella, attuale segretario DEM Veneto. Siamo riusciti a fare pressione sulla Farnesina affinché attivasse un'unità di crisi. Unità di crisi che è stata convocata alle 6 di sera italiane. Teniamo conto che per il fuso orario in Ucraina si è un'ora avanti, per cui non siamo riusciti a portare a termine il tutto entro la serata di ieri. Il lavoro diplomatico prosegue così per tutta la prima parte della giornata di oggi, fino al sospiro di sollievo collettivo. Come potete immaginare, la situazione in queste ore, in queste giornate, è molto molto complicata sul confine tra l'Ucraina e l'Unione Europea, ma insomma sono contento che sia stato possibile risolvere questo piccolo caso dentro il caso più complessivo della guerra di Putin contro l'Ucraina. Dunque, e come detto, adesso proveremo a collegarci. Voglio salutare e ringraziare Vladimir Znamerovskij che è collegato con noi. Buonasera, grazie Vladimir per essere riuscito in questo collegamento. Voglio ringraziare anche Danny Castiglione che abbiamo visto anche negli altri servizi nel corso dei nostri telegiornali oggi. Scappato pericolo? Sì, sì, per fortuna sì, per fortuna potrò domani già vedere mia moglie, due figli, quindi sono molto contento. Ecco, adesso lei si trova in auto, non so se riesce un po' a allontanare l'inquadratura così la vediamo meglio. Riepilogo, è in Italia da tanti anni, quindi ecco, bene, sì, un po' più perfetto così. È in Italia da tanti anni, ha doppia cittadinanza, cioè lei è cittadino italiano, vive a Mogliano da tanto tempo, giusto? Sì, esattamente, vivo a Mogliano da forse 10-11 anni. Però era a Kiev, cioè era in Ucraina in quei giorni, purtroppo proprio quelli in cui è esplosa questa assurda e terribile guerra, perché è mancato suo padre. Sono andato a seppellire padre, e dopo due giorni che ho sepolto padre è scoppiata questa guerra e quindi non mi hanno permesso di uscire. Cioè volevano che lei combattesse, giusto? Ma non potrei dire che volevano che combattesse, però comunque per legge marziale adesso che è in vigore in Ucraina, uomini entro 60 anni non possono uscire dal paese. Quindi mi sono trovato diciamo tra cielo e terra, no? Perché essendo cittadino ucraino, ma anche cittadino italiano, sono entrato in Ucraina con passaporto ucraino perché dovevo seppellire padre, perché se fosse entravo con passaporto italiano io dovevo rimanere 10 giorni in quarantena per discorso di Covid. Però visto che dovevo seppellire anche abbastanza breve, mi hanno anche consigliato di usare passaporto ucraino, ma anche perché se non fosse guerra non doveva accadere niente di grave. Entravo e uscivo con passaporto ucraino e amen. Invece sono entrato in queste condizioni, no, non in queste condizioni, non sapendo ovviamente che guerra accadeva fra quattro giorni da quando io ho entrato in Ucraina,
e mi sono trovato da questa legge, davanti a questa legge che mi proibiva uscire fuori dal confine. La cosa, il peggiore era che io vivo in Italia quasi da 30 anni, quindi ho fatto anche studi in Italia, ho due figli in Italia, ho casa in Italia, la mia attività lavorativa in Italia, pago tasse in Italia, quindi tutto in Italia, viene in Italia. In Ucraina in questi quasi 30 anni io magari ho visitato massimo 10 volte, e soprattutto queste 10 volte erano forse ultimi anni, anche perché i genitori erano vecchi e bisognava in qualche modo andare lì a dare una controllata, come stanno, la salute, no? Il livello di qualità della vita, eccetera, eccetera. E quindi mi è capitato così. Secondo me la legge ucraina è stata un po', come dire, un po' a livello di bozzetto, molto emozionale, sul livello emotivo, ma non messa sul livello razionale. Perché... Però è vero, Vladimir, cioè che lei in queste 24-48 ore, tutti hanno parlato di lei, cioè dell'attività di Mediterranea Saving Humans, di Officina, sì. 31021, che è l'associazione appunto che fa parte di Dani Castiglione, che la accompagna in questo momento, dicendo erano andati là a recuperare persone, a portare aiuti e non possono tornare indietro perché c'era il problema con un passaporto, così dicevano alcuni giornali, telegiornali nazionali ieri. Sì. E lei, la ringrazio appunto per essere qui a raccontarci questa vicenda, era il detentore di questo passaporto. Intanto, dove si trova, dove vi trovate in questo momento? Adesso noi ci troviamo a Polonia, poi a dire la verità sono... In Polonia, molto... questo è importante, quindi avete passato il confine e ora è fatta. Esatto. Perché personalmente anche vorrei ringraziare questa associazione, Damian, Degni, altri, poi ovviamente ambasciata italiana a Leopoli ha fatto il suo, sono stati molto bravi. Ma veramente però è vero, bravi. Vladimir, che ci sono stati dei momenti di vera tensione, cioè almeno come abbiamo capito, cioè lei era preoccupato seriamente di dover restare lì per la legge marziale, pur vivendo in Italia da tanto tempo e quindi abbandonare i suoi figli qui. Com'è andata? Sì, perché, come dire, io sono venuto qui per una settimana, quindi seppellire padre e andare via. E trovarsi davanti questa incertezza, quello che mi spaventava. Perché se io avevo certezza che, non so, che torno in Italia fra un mese o fra tre mesi o fra mezzo anno, ovviamente sarei più calmo. Invece... quando ti impedisco solo se può Vladimir allontanarsi di nuovo, così la vediamo meglio, perché non vorrei, eccolo là, perfetto, così intanto vediamo proprio dietro di voi l'autostrada, insomma vi siete in viaggio in questo momento per tornare in Italia, ecco, abbassi un pochino, perfetto così, prego, scusi. Quindi proprio questa incertezza mi spaventava, perché incertezza che sai quando uno parte per una settimana e poi deve rimanere, lui non sa, per un mese o per un anno o per quattro anni, questo che ti spaventa, soprattutto quando tu hai due figli piccoli da allevare, che ti chiamano ogni sera e dicono papà quando torni, e tu non sai cosa rispondere perché per loro tu sei un Spider-Man, no? Come qualsiasi papà, tu sei un supereroe che sconfigge male, che insegna, può insegnare tante cose, invece tu non sai cosa rispondere, io torno domani o dopodomani o fra un mese o fra un anno, questo ti spaventa. Quindi insomma sono molto contento che sto tornando, come dicevo, grazie alle autorità italiane, hanno lavorato molto bene. Abbiamo visto il sindaco anche di Mogliano, che avete contattato, ha mandato subito questo certificato di residenza, l'ambasciata. Infatti, quando il caso, sai, quando tu hai sentito che dietro di te c'è una comunità. Ah, si è interrotto il segnale, vediamo se riusciamo
a ripristinarlo, io l'avevo detto, è molto complicato. Ecco Vladimir, la vediamo di nuovo, ho detto che è complicato riuscire a parlarsi in queste ore, però le chiedo una cosa, poi dica pure quello che voleva dire. Le volevo chiedere questo, ma in questi giorni lei purtroppo appunto è andato lì, pur essendo residente a Mogliano, insomma, il moglianese ucraino, insomma, l'abbiamo definita, però è nato lì per seppellire suo papà, quindi già un evento spiacevole. È lì da più di un mese, ma lei cosa ha fatto durante questo mese? Ho fatto volontario, per esempio, perché comunque io dovevo in qualche modo gestire tempo che io avevo in abbondanza, perché quando ti capita di essere in queste situazioni tu non puoi prevedere il giorno di domani, quindi cosa fai? Vivi giorno dopo giorno con realtà che ti appare ogni giorno. Quindi sono andato a dare una mano ai volontari che ricevevano gente da Mariupoli, da Odessa, da Dnipropetrovsk, da Kharkiv, insomma da varie città italiane. Poi si è reso utile anche la mia conoscenza di lingua italiana, perché sai, con aiuti umanitari quelle associazioni volontarie ucraine magari avevano bisogno di, non so, tot coperte, tot scarpe, certo, tot qualcosa. La attività di interprete, traduttore. Dove lo faceva questo? Facevo con a Mariupol? No, a Mariupol non sono andato, perché sono rimasto sempre a Leopoli. Perché io dovevo contattare l'ambasciata italiana, che prima era a Kiev e era in trasferta per Leopoli, no? Perché ovviamente nessuno non sapeva che poteva accadere questa guerra. Perché cercavo di incontrare in qualche modo ambasciatore, console, però da Kiev erano partiti, a Leopoli non erano ancora arrivati, quindi ho deciso di rimanere a Leopoli. A Leopoli, Vladimir, la situazione, mi perdoni se utilizzo questa definizione, è di quasi normalità? Com'è la situazione a Leopoli? Ah, quasi normalità io non direi. È impossibile, no? Certo. Leopoli suonano sirene, perché magari un giorno o due non suona niente, quindi tutti pian pianino cominciano a dimenticare che potrebbe volare qualcosa, invece magari dopo successivi 3-4 giorni 5-7 volte ti suonano sirene anche di notte, e quindi quando suona sirene tu sai che qualcosa potrebbe arrivare, quindi, e tu non sai dove arriva. Certo. Potrebbe arrivare un chilometro da te, ma potrebbe colpire il condominio dove stai, quindi tu devi scendere in sotterraneo con bottiglia d'acqua, con qualche cibo, perché tu non sai quando potrai stare sottoterra, perché se colpisce il tuo condominio, quindi ti verranno a salvare magari fra una settimana, e questa settimana tu devi sopravvivere. Sembrano cose banali, ma queste cose agitano parecchio. Quindi, per esempio, adesso tornando a Mogliano, mi sembrerà anche strano come che non suonino le sirene. Esatto, perché quelle sirene diventavano un incubo. Tra l'altro, io ho fatto una questione di. Perché prima io sono studiato all'Accademia di Belle Arti a Leopoli nella mia gioventù. Sono incontrato professori che io conoscevo, e loro mi hanno detto: beh, visto che non fai niente, magari vieni da noi a fare qualche lezione su storia dell'arte. Quindi ho fatto lezione su storia dell'arte veneta dal V al XIII secolo, è capitato che sono suonati sirene. In questo caso tutto si interrompe, tu devi scendere giù in sotterraneo, puoi aspettare quando l'allarme finisce, tu ritorni alla postazione e continui a fare lezione. Esatto, e questo questo interrompe tutto, perché anche, per esempio, non so, se tu programmi, mi è capitato di rimanere senza pane, no? Preparavo la cena, mi finisce la pane, penso che vabbè, adesso esco, compro la pane, esco, cominciano a suonare sirene. Quando cominciano a suonare sirene, chiudono tutti i negozi. Chiudono tutti i negozi e tu non sai quando riaprano. Certo. Per esempio,
chiusura, tu capisci che tu rimarrai senza pane. Però questa, lei ha detto una cosa bellissima poco fa, cioè ha fatto lezione ai bimbi, ai ragazzi in queste settimane, ho capito bene? Sì, sì, i ragazzi insomma 18, 20, 23 anni, ragazzi. Ha insegnato storia dell'arte, cioè, in questa scuola? Sì. Senta, Vladimir, le chiedo l'ultima cosa, anche perché dovete riprendere il viaggio che è lungo fino a Mogliano e finalmente. Ha intenzione con Officina o con Mediterranean Saving Human di tornare poi nelle prossime settimane o, visti i rischi, diciamo, per questo passaporto è meglio lasciar perdere? A dire la verità io aspetterei un po'. Vedo che ridono con lei. Non si sa, insomma, quindi... sono ragazzi molto bravi, loro hanno organizzato tutta questa stratagemma come tirarmi fuori, loro i veri maghi di Castelvezza. Poi loro sono riusciti a fare un mosaico tra ambasciata italiana in Aleopoli, tra ambasciata ucraina a Milano, tra il centrale della polizia di frontiera ucraina, cioè, hanno creato questo mosaico che alla fine ha dato questo risultato. Ed ecco qua. Senta, Vladimir, mi ha colpito un'altra cosa di questo racconto e poi davvero vi lascio, ma insomma questo eroe, perché per i propri figli un padre è un eroe, no? Che cosa diceva, che cosa ha detto adesso a questi due bimbi? Io sono andato in Ucraina senza questa barba qua. Infatti l'avevo notato dalle foto, sì, prego, non la riconoscevamo. Esatto, ma mia moglie mi ha chiesto di non dire niente ai bimbi, quindi io ritornerò come Babbo Natale. In aprile. Peraltro. E quindi deve portare dei regali, glielo dico subito. Sì, allora mio figlio mi ha chiesto di portare coltellino, questo coltellino, sa, piccolo, piccolino, sì. Così. Il di 10 anni mi ha chiesto di portare acerino. E io un giorno, in una città, diciamo, in guerra, ho cercato per lei questo acerino, finalmente trovato, 15 minuti che chiudesse i negozi. Poi, che tra l'altro... Tra l'altro, questo acerino non è neanche era di produzione ucraina, era, mi sembra, di produzione tedesca, quindi io benissimo potevo comprare in Italia. Un accendino, però, ho capito bene? Un accendino? Acerino. Che serve per accendere fuoco, sai, usano cacciatori. Accendere fuoco quando piove. E quindi io ho preso solo perché è costato questo qua. Sicuramente in Italia costava anche di meno, però visto che era di importazione costava di più. E quindi io ho preso proprio per non arrivare con mani vuote, no? Visto che lei mi chiedeva tanto, non potevo arrivare senza niente. E per fortuna che ho comprato nel tempo. Danny, così arriverò con Babbo Natale ad aprile, con acerino e con coltellino. Da italiano, trevigiano, moglianese e ucraino, cosa ha detto ai suoi connazionali lì? Cosa diceva? Forza, siamo con voi. Lei che faceva da traduttore anche. Sì, a dire la verità sono stato colpito dall'unità nazionale. Quindi non importa in che lingua parli in lingua russa, parli in lingua ucraina, però c'è solidarietà non da poco lì. Tutti aiutano. Non importa da dove sei dall'est dell'Ucraina o sei dall'ovest o dal nord o dal sud, tutti aiutano a tutti, quindi condividono tanto. Per esempio io a Leopoli sono vissuto in un appartamento gratis perché i proprietari di questo appartamento prima della guerra sono andati a fare turisti in Spagna, poi è scoppiata la guerra e loro sono quindi con bambino piccolo rimasti in Spagna. E visto che questo appartamento che era vuoto mi hanno offerto, hanno detto che visto che noi non siamo là, se vuoi vai a dormire là. Certo. E sono dormito una grande solidarietà.
Vladimir, salve, grazie salve. Davvero, un abbraccio grandissimo a tutti quanti. Lei ritorna a Mogliano, orario previsto d'arrivo stanotte, domani ormai. Speriamo arrivare per le 10 di mattina. Ecco, esatto. Grazie davvero, buon viaggio. Grazie. Mille a voi. Grazie anche a Dani Castiglione che abbiamo intravisto nelle immagini, visto il servizio dei telegiornali oggi con la loro intervista. Bene, è tutto con questa storia finita bene, incredibile, a Mogliano, residente italiano perché ha doppia cittadinanza da diversi anni, eppure come avete visto rimasto incastrato in Ucraina, lì bloccato perché per la legge marziale non poteva più lasciare il paese dove si era recato per il funerale del papà. È tutto, grazie per averci seguito, buonanotte da Ring.